gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e vi lascio la seconda parte della storia che ho pubblicato, non so se l'ho pubblicata ieri o l'altro ieri, prima per la preparazione e la maschera favolosa per i capelli ricci, che veramente dà una soddisfazione meravigliosa, una maschera semplicissima da fare ma con un risultato favoloso, come vedete, guardate che bei ricci. E una storia mia personale, spero che vi sono stata utile e vi ho dato qualche dritta. Il prossimo video invece vi racconto una storia molto interessante, come comportarsi con gli uomini, soprattutto se conoscete una persona, cominciate a frequentarla e soprattutto se vi piace questa persona, come conquistarla e come avere un approccio corretto. Io queste cose non le sapevo, non sono mai stata una di tattica, io sono molto spontanea e molto sincera, infatti me lo prendo sempre in quel posto. Buona visione. In 7 anni che vivevo da solo, non ha mai pulito casa. Io ci ho messo 2 mesi, a pulirla. Ho tirato fuori più di 40 sacchi di spazzatura da quella casa. Infatti, terribile, c'era un odore di M impressionante, però io dicevo vabbè, è una brava persona, avrà dei difetti, ma lo aiuto a migliorare. Ragazze, questo io ho imparato, che o trovi la persona giusta per te, che la persona perfetta non esiste, però la persona che deve avere dei criteri. Un uomo che ti viene e ti dice ti ama alla follia al prima settimana, taglia, è un psicopatico. Secondo, le persone sporche. Il disordine va bene, però le persone sporche mai nella vita, perché se una persona non è in grado di pulire la sua casa, non è in grado di pulire se stesso. Fine, questa qua l'ho imparata proprio sulla pelle. Quando entravo in quella casa e dico oggi pulisco, ti giuro il panico, io ho mai visto un schifo così schifo in tutta la mia vita. Ho lasciato casa mia, grande cavolata. Conviviamo insieme per neanche 6 mesi. Neanche 6 mesi sono scappata via, ragazzi. Via perché ho cominciato a notare delle cose strane. Uno arriva il fine settimana e mi dice: guarda, esco a vedere un amico. Vabbè, cavoli tuoi, esci, c'è problema, vai a vedere l'amico. Tornava con le pupille dilatate, così. Dico, che strano. Se lui aveva le pupille normali. E gli dico alla mia amica, la Yami. Gli dico, Yami, guarda, ho notato questa cosa strana che va al fine settimana, sabato, domenica e torna sempre con le pupille dilatate. E lei mi ha detto, Amal, attenta, questo qua assume qualcosa di strano. Dico, oh no, ma figurati. Ho detto, guarda che è così. Infatti lui quando torna, noi litigavamo, discutevamo tutti i fine settimana, perché comincia, ah, perché tu non mi mandi, guardate, tu non mi mandi il cuoricino quando sono al lavoro, cuoricino, con chi parli, con chi esci, non posso più uscire con le mie amiche, un giorno gli chiedo, qua sono le gocce, poi io sono, ho la tolleranza fino a un certo punto, ero persa, però fino a un certo punto. Un giorno mi dice, dovevo uscire con la Yami, con la mia amica, e gli dico, guarda, domani, il bello che gli lasciavo la mia macchina, e gli dico, guarda, domani lasciami la macchina perché devo andare a vedere la Yami, la mia amica, e lui mi dice... E perché devi andare a vedere la Yami, che l'hai vista già la settimana scorsa? Io gli dico, scusami. Gli ho fatto vedere, ho detto, guarda, no, devo uscire con lei, guarda, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato. Nel momento in cui gli stavo facendo vedere il messaggio, l'ho guardato e gli ho detto, scusami, io non ti devo chiedere il permesso di nulla, scusami. Vai a quel paese e sono uscita. Va bene, io le ho detto, guarda, io non sono una persona che sono abituata a qualcuno che mi controlla, ma figurati se io devo chiedere il permesso a te perché devo uscire, ma cioè, mica sono la tua schiava? Assolutamente no. Il fine della favola, ho visto questi comportamenti, poi lui era una persona che non tollerava l'alcol, lui ha il sangue denso,
Lui ha il sangue denso e quindi non tollera l'alcol, però un sacco di birra e ne beveva una quantità infinita di birra. E poi comincia a fare i discorsi del cavolo. Io, mentre guardavamo un film, io non potevo commentare nulla, non potevo dire nulla. Appena dico, guarda che bel ragazzo, fine del mondo. Ma io sono più bello di lui, però tu non mi consideri mai, bla bla bla. Guardiamo un film di arti marziali. Ah, ma io sono più capace, io sono più bravo. Poi mi raccontava un sacco di frattole, che poi dopo io nel tempo ho cominciato a capire che era un fuori di testa. Un giorno mi dice, eravamo là a cena, poi il senso della famiglia non ce l'aveva, non è una persona, io lo aspettavo per la cena, io uscivo prima e lui usciva dopo, allora io non cenavo, aspettavo che veniva lui a casa per cenare, quando arriva, sua birra, e si metteva in balcone a mangiare patatine cavolate, e dico, guarda, io ti ho aspettato per cena, sì, adesso mangiamo insieme. Arriva la cena, la metto a tavola, non mangiava perché ha già mangiato le patatine, ma questa cosa qua mi faceva schizzare. E un giorno stavamo mangiando, lui mi guarda e mi dice, ma guarda che io lavoro per te. Lavori per me? Sì, mi ha detto, io lavoro per te. Gli ho detto, no, no, mio amore, tu lavori per pagare il tuo mutuo di tua casa, lavori per mangiare, lavori per pagarti benzina, lavori per mangiare, per pagarti le bollette, non lavori per me, caro mio. No, però volevo farmi quella storia del padre padrone o qualcosa del genere, ma non funziona con me. Ero fusa, però non a questi livelli. Allora io ho guardato e ho detto: guarda, facciamo una cosa. Se lavori davvero per me, io me ne vado. Infatti, la serata stessa ho preparato la valigia e sono andata via. Il giorno dopo lui è tornato dal lavoro, non mi ha trovata. Mi chiama, mi chiama, mi chiama. Ah, ma tu non hai lottato per noi, non hai fatto per noi, sicuramente avrai un altro. Così è, sicuramente è un altro. Io ho preso, sono andata dalle mie amiche Jessica e Janet, che io adoro, le mie amiche, le persone meravigliose che mi hanno incontrato, mi ha fatto incontrare la vita. E gli amici si vedono, si conoscono dei momenti difficili. Mi hanno ospitato a casa loro per mesi, mesi, ok? Poi la mia amica Stefi mi ha prestato a casa sua, perché lei vive in Italia, ma ha la casa qua, e mi ha prestato a casa sua per 3 mesi, perché stavo alla ricerca di casa, era quasi impossibile. Infatti, quando ho trovato questa casa benedetta, guarda, ero felicissima. Lei è stata dolce perché mi ha detto: guarda, se non trovi niente, non ti preoccupare, stai con me, e poi troviamo una soluzione. Però io non volevo essere un peso per lei. Comunque, quando ho trovato la casa, ho fatto la gatta morta con questo qua, perché lui aveva tutto. Le mie cose, tutte le mie. Poi nel prossimo video vi racconto, guarda, le cose che mi hai fatto. Questo qua è l'assunto, le cose che mi ha fatto. Guarda, comunque, ho fatto la gatta morta. Sì, guarda, torniamo insieme. Bla bla bla, non è vero. Torniamo insieme. Guarda, lui dice: no, ma adesso se ti trasferisci. Se ti trasferisci oramai non pensi più di tornare con me? No, ma figurati, ci torneremo, però io ho bisogno di mio spazio, magari vieni a stare da me. Guarda, a parte che lui mi minacciava, un giorno sì, un giorno no, di buttare la mia roba per strada. Vi dico solo questo, tu immaginatevi il livello di stress che io avevo addosso. Comunque, niente, l'ho mollato, sono felice, contenta, sono arrivata in questa casa, ho cominciato le mie cose. In frattempo mi chiama di notte fonda e mi diceva, chiamava e chiamava e chiamava e chiamava, che mi amava, che non può vivere senza di me, però io sono senza cuore, senza anima, non ho mai lottato per noi, non ho mai fatto per noi, perché io lo prendevo in giro, io lo tradivo, io. Gli dico, guarda, pensa a quello che vuoi. Lo tolleravo fino a piangendo, piangendo disperato. Tu mi fai, tu mi hai fatto, mi hai rovinato la vita, tu, per farmi sentire in colpa. Però io, guarda, tutte le cose che mi ha fatto passare mi hanno fortificato solo, non è che mi hanno fatto indebolire, perché io ero già debole, io avevo toccato già il fondo, più fondo di così non si poteva. Lui proprio mi è svegliata dal fondo che dove sono arrivata. Ho capito che, cioè, ma col cavolo, una persona tossica, malata mentale, fattone, guarda, dove mi sono infilata io?
Guarda, non so cosa dirvi, però sono una persona che non mi pento mai. Io ho un pregio che ho, che io non sono una persona che pente perché tutto è un'esperienza nella vita, tutto è ti porta a qualcosa, tutto ti porta a qualcosa, nel bene e nel male, più il male che il bene, perché il male ci aiuta a rendercene conto, ci fortifica, ci fa stare meglio. Se ti succede tutto, cioè, se ti succede tutto bello, tutto perfetto, tutto meraviglioso, non godresti la vita, non apprezzeresti le cose che hai. Io invece apprezzo tutto. Un consiglio davvero importante: andate con calma in una relazione, anche se una persona vi piace tantissimo, vi piace proprio tanto, tanto. Andate con calma perché la vita, anche se dicono uomini e donne siamo uguali, non siamo uguali, gente, non siamo uguali perché viviamo le relazioni in una maniera diversa, vediamo la coppia in una maniera diversa. L'uomo rimane sempre un cacciatore, sempre e comunque. Se vi interessa, il prossimo video vi racconto di una storia vera di una persona che conosco. Davvero a me mi ha dato, guarda, mi ha aperto gli occhi sul mondo di uomini e donne, davvero. E mi ha insegnato come comportarmi. Se mi capita la prossima volta, non so se mi capiterà mai. Questo qua è il risultato finale, spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. Buonanotte e buon anno a tutti, vi voglio un mondo di bene, grazie di tutte le cose belle che mi avete regalato quest'anno, un bacione e buona fortuna a tutti.